Fatemi calmare, ragazzi, fatemi calmare, datemi qualche Buonasera, posto di... buonasera uomo Ger. Ci sente uomo Ger? Ah, la miseria, che bello! Però si vede un po' qualche problema di connessione. No, forse è fatto, è fatto. Ciao Sergio! Eccolo. Buonasera. Ciao, come va? Bene, tu? Benissimo, benissimo. Dove ti trovi? A Monatalace, l'ultima provincia di Reggio Calabria. Ah, è un po' lontano da Namek. Eh sì, un po' lontano. È un po' lontano. Tu sei mai stato a Namek? E sono stato alla Lamezia, ci sono stato mille volte, mille ci sono stato alla Lamezia. L'aeroporto Uomo. a Namek. Eh sì, perché prendevo il treno per andare a Pescara. A A Pescara. A Pescara? Pescara, sì, o a Pescara? A Sì, a Pescara, a Pescara, a Pescara. Pescara. Ma perché pescato? Prendevo La navicella per mi andare a accompagnavano Pescara. con la macchina e andavo a Pescara direttamente. Sergio, ma A chi era quel Pescara. coglione che c'era prima? Chi Guarda. era quel coglione? Io sono venuto per distruggere il suo pianeta. Meno male, meno male, Fossi meno arrivato prima, male. l'avrei distrutto con un dito. Eh sì. Sergio, quando vieni su Namek? Guarda, non ti so dire perché non ho soldi in questo momento qua, guarda. Sergio, ti do Non ho io il soldi. passaggio, te lo do io il Quando passaggio se vuoi. farò dei soldi verrò. Sergio, ma tu lo Sì. sai che sono io? No, non lo so chi sei tu. Allora mi presento. Sì. Dai, presentati, dai. Sono l'uomo Ger, detto anche Freezer. Meno male, guarda, fai bene, guarda, fai benissimo. Mi sono calmato, ragazzi, mi sono calmato. Sì, ma sì, stai tranquillo, hai Ma fatto chi è bene. peggio secondo te, Biagio Izzo o Vegeta? Biagio Rizzo. Zise, Secondo me Vegeta. però Vegeta ti vuole scopare nel culo. Acqua calda. Sergio, Vegeta è un pezzo di Acqua calda. merda. Vegeta è un pezzo di merda. È un bastardo. No, 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 è buono. È buono, altre storie. Sì, È un lui bastardo. l'uomo Ger ha lavorato nei migliori circhi d'Italia e di Namek. Lo so, tu me lo stai dicendo adesso, Roberto. Se vuoi chiedergli un consiglio, un trucco del mestiere, non lo so. Sergio, chi è Un trucco peggio? di Chi mestiere, magari non lo so fare. No, io ti faccio io una domanda. Chi fa più schifo? Più schifo? Vegeta o Goku? Vegeta. Bravo. Anche se quel bastardo di Goku mi ha ucciso. Quel figlio di puttana. Goku è un figlio di puttana, Sergio. È peggio di Biagio Izzo. Ozzise, Ah. prima ti sei scaldato un pochino. Eh sì. Vedi che c'è pure l'uomo Ger nel gruppo dei fans, solo che non ci sei mai, sì. Beh, lo so, ma Sergio, se avessi purtroppo. incontrato io prima Biagio Izzo l'avrei disintegrato con un dito. Lo so, ma intanto mi perseguita, che devo fare? Non va bene, non va bene. Gli Appunto, non farò va fare la bene. stessa fine di Krillin. Meno male, fagli fare questo. Gli faccio fare questo. Lo faccio Sono d'accordo esplodere. con te, sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Grande Sergio, non vedo l'ora di vedere il tuo film.
Anche io, guarda, non vedo l'ora di fare un film. Io spero solo che lo faranno vedere qui su Namek. Come no? E come no? Vabbè, tanto c'era lui e Sorrentino, lo faranno arrivare in tutto lo spazio. Speriamo. Senti Sergio, ma tu cosa ne pensi di me? Perché alcuni mi dicono che sono un po' brutto. No, sei bello, quale brutto? Sei bello, quale breve? Forse quale dovrei brutto? Un po' abbronzarmi, un po' di sole. Ebbene, non fa niente, pure così mi piace a me. Pure così mi piace. Grazie a me. Sergio, ti voglio bene. Anche io ti voglio bene. E che ho anche questi occhi gialli, forse un po' il sole. Il sole su una Mac picchia. No, non importa. A me mi piace così, basta. Non mi frega degli altri. A me mi piace così. Ti voglio bene pure. Mi piace lo so, così, grazie, e basta. Grazie, senti, Sergio. Zizia, lo sai che lui è proprio nato così, è un alieno? lo so che è un alieno. È una iena. Ma mi piace lo stesso, mi piace, perché è una iena, mi piace lo stesso. Ah, zi, se piacciono le iene. Vero, zi? È vero, è vero, è vero. Ho votato il Kraken! Ma cosa ne pensi? Ho votato il Kraken! Sergio! Eh? Sergio, una domanda. Cosa ne pensi della Basilicata? Ne penso bene perché... Poverini se stanno passando male, se stanno passando con questo coronavirus. Bastardo. Chi fa più schifo, il coronavirus o Biagio Izzo? Tutte e due fanno schifo. Tutte e due. Che bello, Sergio. Sono contento di averti visto, finalmente. Grande. Anch'io sono contento di averti visto. Puoi farmi qualunque domanda ora. Allora, io non faccio nessuna domanda perché mi piace così come sei, quindi già mi piace così e basta. Che domande devo fare? Non so che domande devo fare e mi piace così, basta. Non so. Anzi, se lui è una persona famosa, lui è una persona famosa, puoi chiedergli tutto quello che vuoi. Sul mondo dello spettacolo. Sì, ma se non hai Roberto, ma se non hai domanda un cirico, che un cirico? Ci dico che domani è sabato, domani è domenica. Perché no? Sergio, sono contento, Va bene, va bene. Sì. Io ti voglio bene, sai, io ti voglio bene, da parte mia ti voglio bene. Comunque, sei un mio fan. Eppure tra un altro voglio bene perché la tua faccia mi ha fatto calmare un pochettino, ecco qua. Quello che la verità è quella. Sì, se mi dicono che abbiamo Will Smith fra poco, Ok, va bene. Ti voleva salutare e voleva fare un po' di lezioni di recitazione insieme a te, perché voi... Lui è praticamente Sorrentino, gli ha dato un po' del copione che andrete a fare, che praticamente il vostro copione del film che andrete a fare, e vuole ripassarlo un po' con te. Okay. Grande Sergio, okay, allora io vado, sono felicissimo di averti conosciuto, spero di diventare un giorno il tuo fans numero uno. Ma pure il numero uno, c'è un altro numero uno allora, Roberto. Un altro numero uno, ok, va bene. Mi hanno detto che c'è già un fan numero uno. C'è già un fan numero uno. Voglio diventare io il numero uno. va bene. Uomo Ger, va bene. Ciao Sergio. Buonanotte. Ciao. Ciao Uomo Ger. Buonanotte, ciao. Bene, si se. Oh Sergio, ma ti arrivare i tubi? Non sapete che figliole. Quando non saccio un cirico, e non tu non mi insistete, figliole, quando non saccio un cirico. Io voglio un cirico, però quando non mi vedono i cosi, non mi vedono e basta, no? Non c'è problema, sì, non c'è problema. Ma ti volevo dire, Sergio, senza arrivare i tubi. Eh,
I tubi, quale tubi, scusa? Per l'impianto idraulico, Sergio. È Harry Potter. Chiedi grossi.